Buonasera ancora una volta, bentrovati a tutti amici e amiche spettatori di Stato Quotidiano. Ancora Antonio Beverelli in diretta, guardate, siamo sul corso di Manfredonia, la processione ormai è quasi arrivata in chiesa quando sono le 22, quest'anno è uscita un po' tardi e quindi sta rientrando un po' tardi, ma come dico sempre è inutile vedere il mio volto, guardate qua quanta gente c'è e vi assicuro che fa ancora più caldo di quando siamo usciti, eppure c'è tantissima gente. Sia lodato Gesù Cristo e viva Maria.
È una bella emozione, non sapete quanto sono emozionato. È bello vedervi qui in tanti, è bello questo amore per Maria. Non mi dilungo anche perché la processione è iniziata tardi, è finita un po' più tardi del previsto e non possiamo sforare poi troppo gli orari anche per lo spettacolo. Mi limito a ringraziare tutti. Non dimenticherò qualcuno, quindi non nomino nessuno. Ringrazio tutti quelli che hanno fatto anche una cosa piccola così. Sono davvero contento e felice di vedere tante persone che amano Maria e si mettono a disposizione. Tanti avrebbero potuto dire: fa troppo caldo, stavolta lascio perdere. E invece no, abbiamo faticato con il caldo, ma è stato un momento bello e intenso. Grazie per la preghiera, che dobbiamo sempre intensificare, perché amare Maria significa parlare con lei e lasciare che lei ci metta in comunicazione con il Signore. È vita spirituale quella che dobbiamo vivere, e nella vita spirituale diamo luce a quello che viviamo giorno per giorno e vediamo le cose in maniera completamente diversa, troviamo forza per amare più di quello che crediamo di poter fare con le nostre forze. E allora che Maria ci aiuti in questo meraviglioso progetto di santità. Dunque, rivolgiamo la preghiera a Maria. O Vergine Maria, Madre e Regina del Carmelo, unita mirabilmente al mistero della Redenzione, tu hai accolto e custodito nel cuore la parola di Dio e hai perseverato con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. In te, come in una perfetta immagine, noi vediamo realizzato quello che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa. O Vergine Maria, mistica stella del Monte Carmelo, illuminaci e guidaci sulla via della perfetta carità. Attiraci nella contemplazione del volto del Signore. Veglia con amore su noi tuoi figli rivestiti del tuo santo scapolare, segno della tua protezione. E risplendi sul nostro cammino perché giungiamo alla vetta del monte che è Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Beata Vergine del Carmelo, prega per noi e per il mondo intero. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Grazie ancora a tutti. Buona festa. Auguri a chi si chiama Carmela o Carmine. Carmelo, insomma, tutti quelli che portano il nome della Madonna. E ora il tempo di accompagnare Maria nel quadro dentro la chiesa e di sistemare qualcosa. Inizierà subito lo spettacolo. Vi invito tutti a rimanere, ne vedrete delle belle. Buona serata a tutti. Don Andrea, un attimo al volo, l'emozione è tantissima, si vede e si sente. Tantissimi ci hanno scritto: Madonnina, prega per noi. C'è una richiesta, c'è tanta voglia di fede. Sì, e noi vogliamo custodire tutti nella preghiera e affidarci alla preghiera di chi magari non è potuto essere qui. Quindi siamo uniti e vivremo l'emozione e la grazia e la benedizione di continuare a sentirci uniti e affratellati dall'amore per Maria. Grazie Don Andrea. Buonasera. Ecco che stanno salendo gli strumentisti, i cantanti, stanno salendo gli Red Hounds. Cosa suonerete stasera? Musica funky, soul, ne vedrete delle belle. Buon divertimento, grazie a tutti.
Allora, grazie a tutti quanti che ci seguite sempre su Stato Quotidiano. Quando sono le 22:15 io vi lascio per seguire in diretta, in presenza, lo spettacolo. Ci rivediamo sempre in diretta, tutti gli eventi, Stato Quotidiano, Antonio Beverelli sempre inviato per voi, e seguiteci sulla pagina Facebook Stato Quotidiano e sul account Instagram. Grazie a tutti e alla prossima.